Siete collegati con lo stadio dei Marmi, Pietro Mennea in Roma, e in programma la finale del Mille di Miguel, del salto in lungo di Jesse e Lutz in ricordo di due grandi campioni, Jesse Owens e Lutz Long. Preghiamo per favore i ragazzi di non traversare qui nella visuale del nostro appuntamento. Per favore ragazzi, fate il giro, grazie. Naturalmente comprenderete il momento. Chiediamo anche al nostro amico fotografo per favore di non traversare, di lasciarci libero. Per favore dovreste fare il giro perché è in corso di svolgimento una diretta streaming qui sul sito www.wisp.it. Allora, il punto della situazione: abbiamo concluso la prima delle finali, quella del 2005, femminile, e intanto ci attrezziamo adesso per riuscire a evitare che la nostra postazione, lo sguardo della telecamera sia adesso spezzato, appunto. Allora, siamo pronti per il 2005? No, per favore, dovreste superare, scavalcare. Scusate questo momento un po' affannoso dell'inizio. Scusate questo momento un po' affannato dell'inizio di questa diretta streaming. Allora cerchiamo per favore di stare seduti, evitiamo appunto che ci sia qualche problema di visuale per quanto riguarda la cronaca di questa giornata. Vi dicevo, si tratta di corse in ricordo di un maratoneta argentino desaparecido, Miguel Sanchez, e in ricordo di due grandi campioni, testimonia della lotta contro il razzismo, Jesse Owens e Lutz Long. Allora, per favore, evitiamo di utilizzare questo corridoio, perché altrimenti, no, se vuole può andare di qua, però, e non può chiedere una cosa qui. Grazie, scusate, siamo anche in qualche modo, stiamo cercando di poter effettuare le cose per bene. Allora, magari, ragazzi, se potete darmi il risultato della prima, almeno il risultato della prima della classifica del 2005, così lo daremo, e intanto ci avviciniamo alla partenza del 2005 però maschile. Ancora un attimo prima di questa partenza finalissima, ragazzi, classe 2005, Mille di Miguel. Allora, Lucia Moro 33309, Lucia Moro 33309, la prima vincitrice, poi magari vedremo di sentirla, di ritrovarla, di avere la scuola. E intanto la diretta streaming è un oggetto sconosciuto anche per molti di noi, quindi tutti si chiedono perché non si sente, ma va per internet, va su internet questo nostro segnale sul sito www.wisp.it. Allora, è partita anche questa seconda finalissima del 2005 qui allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea. Abbiamo visto prima la bellissima vittoria tra le ragazze di Lucia Moro, Via delle Carine, in un tempo eccezionale per una quindicenne, 3 minuti e 33 secondi. E adesso andiamo a seguire questa finale dei ragazzi dello stesso anno, 2005. Vediamo il ragazzo con la maglia verde che ha preso un po' di vantaggio, ma adesso viene raggiunto dal gruppo. Tutto è tutta da disputare questa finale del 2005. Il gruppo per il momento è compatto, però prende qualche margine di vantaggio questo ragazzo con la maglia celeste. Vedremo poi, come al solito, di distinguere il
vincitore, fare una breve intervista per quanto possibile, perché i ragazzi erano sempre molto molto affaticati, anche perché danno tutto. Siamo quasi al primo giro, c'è stato un po' un rallentamento in testa, 2, 4, 6 ragazzi che possono per il momento disputarsi questa finale. Per quanto riguarda la vittoria, c'è un po' un divario tra loro 6 e il settimo, ma vedremo come affronteranno questa curva quando alla fine giungeranno a metà gara. Intanto si devono preparare le ragazze della classe Lucia 26, Moro, la prima vincitrice di questo Mille di Michele. Intanto, se puoi presentarti, di quale scuola sei? Sta per l'Istituto Comprensivo Via delle Carine, e voi siete sempre poi le padrone di casa di questo Mille di Michele, perché siete sempre presenti in tante. E tu ti sei preparata, cioè, per arrivare a correre così forte? Hai fatto degli allenamenti, fai altri sport? Dici un po' di te. Allora, qui mancherà solamente io, perché sono un po' atletica, però e mi sono anche un po' allenata allo stadio delle Terme di Caracalla. Sì, mi alleno là. Senti, e quanto ti piace la corsa? Beh, tantissimo. Anche se lo faccio da poco più di un anno, forse un anno e mezzo, comunque la parte che ha preso parte del mio corpo mi piace tantissimo. Quindi ha preso parte di te la corsa? Esatto, sì. Allora, in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera. Ciao Lucia. Allora, attenzione, che adesso torniamo a vedere quello che sta succedendo sulla pista dello Stadio dei Marmi. Vediamo che, intanto chiediamo alla ragazza, esatto, che ha capito al volo le nostre esigenze. Vediamo adesso questo finale adesso. Ormai il divario è quasi incolmabile, vediamo anche il quasi, mancano 100 metri in questo momento, solamente un rettilineo, una volata finale, poi questo ragazzo si aggiudicherà la finalissima delle Mille di Michele a categoria 2005. Per lui ancora un vantaggio insegnato, un pochino. Attenzione, questo finale è bellissimo, ma dovrebbe farcela per trovare 6214, va a vincere questo Mille di Michele. Attendiamo il tempo dei cronometristi, un applauso a tutti i ragazzi che stanno giungendo, classe 2005. Veramente un finale che poteva produrre un colpo di scena. Abbiamo visto un po' in difficoltà il battistrada, che comunque poi è stato circondato dall'esultanza del suo professore. Allora, intanto vi diciamo che è cominciata, anche o sta per cominciare, la gara di salto in lungo che accompagna questo Mille di Michele. In contemporanea sono le due manifestazioni. Il nome del vincitore e anche il tempo, naturalmente. Anche noi cerchiamo adesso come lo speaker il nome del vincitore, soprattutto la scuola, quindi primo successo già mandato in archivio, tra l'altro con un bel tempo per Via delle Carine. Ricordiamo che qui allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea ci sono 3.30. Non si discosta poi molto dalla ragazza che è riuscita a vincere prima. Cerchiamo di capire dov'è. Ecco, allora abbiamo il vincitore, complimenti, bravissimo. Allora, tu ti chiami? Riccardo Floro, di quale scuola? Manzi di Guidoni, quindi veramente complimenti per questo tuo risultato. Ecco, ti aspettavi di vincere? No. Pensavo veramente di arrivare più in mezzo agli altri che prima. E quindi voglio dire complimenti, perché è stato tutto una bellissima sorpresa. Sì. Senti, tu ti alleni, tu fai atletica? No, io faccio calcio, mi alleno 2 volte a settimana. Con il calcio? Sì. Allora forse potresti anche pensare di cambiare sport, o no? No, non penso. Vabbè, però l'atletica non la lasciar perdere, che potrebbe essere anche una bella possibilità, perché se pensi che non particolarmente preparato riesci ad ottenere questo risultato, insomma, va bene.
Ok, grazie Riccardo, grazie e complimenti anche alla tua scuola, alla Manzi di Guidonia, grazie ancora. E adesso cerchiamo intanto di far, come al solito, sgombrare qui davanti, scusate che tra poco dovremo riprendere naturalmente un'altra parte. Scusate, nel corso della telecronaca naturalmente avremo qualche interruzione dovuta proprio anche un po' alla gestione logistica di questa manifestazione. Naturalmente c'è tanto entusiasmo, ma dobbiamo cercare di lasciare libera la visuale qui per quanto riguarda la nostra diretta streaming. Allora, tra poco toccherà al 2004 femminile, tanto sono arrivati anche i nostri amici dell'Istituto per il Credito Sportivo che aiutano. Questa è una diretta internet e quindi non c'è problema, sono arrivati anche gli amici dell'Istituto per il Credito Sportivo, gli amici di Roma 2024, che saranno con noi in questa lunga mattinata e che partecipano anche con un regalo particolarmente gradito, una t-shirt del comitato Roma 2024. È in corso di svolgimento anche la pedana del salto in lungo, poi naturalmente quando avremo i risultati li potremo anche leggere, almeno per le prime posizioni, i risultati del 2005. La ragazza del 2004 è la terza finalissima, questa del Guido Michele, dopo le due finali del 2005. Lo stadio dei Valli è naturalmente il cuore della corsa di Miguel, anche della corsa di Miguel proprio per gli amatori, quella che si svolge alla fine di gennaio, che si è svolta anche se quest'anno l'arrivo è stato allo stadio olimpico, si è ambientato in questa cornice pazzesca dello stadio olimpico. Intanto ci sono le ragazze che stanno effettuando dei salti proprio di riscaldamento sulla pedana del lungo, ora i cronometristi sono pronti, poi magari lasceremo chiaramente allo speaker i momenti della cronaca vera e propria della gara qui allo Stadio dei Marmi. Noi ci dedicheremo più che altro alle interviste, cercheremo un po' di fare il punto con i tanti protagonisti di questa giornata. Momento della partenza. Partita anche questa finale classe 2004, tante le concorrenti approdate a questa finalissima, molto rapida questa curva dopo 100 metri. Attenzione ragazzi, il giro lungo. Vediamo la battistrada che si porta dietro altre tre concorrenti, dunque un quartetto in testa. Un applauso anche a queste ragazze che corrono benissimo, sono ragazze che sono atleti da questo. Dalla sorte di questa molto elegante, soprattutto per la loro età. Cinque ragazze che si stanno staccando dal resto del gruppo, c'è una ragazza che fa un po' d'elastico tra queste cinque battistrada e il resto delle altre finaliste. Questa ragazza che si unisce alle 5 in testa, quindi un sestetto per il momento in testa, 6 ragazze in testa quando mancano 50 metri per arrivare al primo giro coperto, 400 metri, dunque ancora 600 metri, dopo la curva saremo a metà gara. E dunque combattuta questa finale, attenzione si sta staccando. Ricordo siete collegati con lo stadio dei Marmi, Pietro Mennea, finali del Mille di Michele del salto in lungo di Jesse Owens e di Lutz Long, terza gara in programma, il 2004, nata del 2004 femminile. 500 metri, tre ragazze in testa, alla fine di questo rettilineo un solo giro da compiere. E questa è la finale della categoria 2004 ragazze, mentre sta per iniziare anche il salto in lungo 2002-2005.
intanto siamo a un giro dalla conclusione. Una decina di metri di vantaggio per la battistrada. Ma una gara ancora molto aperta perché mancano circa 300 metri, in questo momento 300 metri alla via. Attenzione perché c'è una ragazza che ha rotto gli indugi e si sta portando alla caccia della battistrada, adesso a meno di 10 metri di distacco. Solamente una curva e un rettilineo stanno cambiando però le cose per quanto riguarda la testa della gara. Ora sono in due a disputarsi questa finale. Attenzione, è battuta la terza per il momento che comunque continua a fare una gara molto egregia. Attenzione, si disputerà sicuramente la volata tra queste due ragazze. Un applauso a queste due ragazze, finale classe 2004. Attenzione, ed è la ragazza che rincorreva, che sembra avere la meglio e va a vincere questa finalissima classe 2004, che sta nelle mani di Pietro Mannea con un margine di 20 metri di vantaggio sulla seconda, che ha fatto grasso quasi fino alla fine. Complimenti, complimenti davvero. Poi vi daremo anche il tempo di questa ragazza. Sentiamo intanto da questa ragazza, scusate, scusate, eccoci, complimenti, sei anche fresca, come ti chiami? Di che scuola? Hai fatto una bellissima rimonta, non ti sei sprecata subito e poi hai vinto, quindi complimenti a questa ragazza che va a vincere questo Mille di Michela categoria 2004. E noi aspettiamo Sara Meconi che appena terminato di correre si dovrà cimentare immediatamente nella prova del salto lungo che sta iniziando in questo istante. 3.25 il tempo di Verdiana Casciotti della Castel Gandolfo, complimenti, miglior tempo quel momento. Allora nel 2005 intanto il podio del 2005, prima Lucia Moro di Via del Galino, seconda Maia Calcopietro di Piazza Vinucciano, al terzo posto Valentina Laureti della Scuola Purificato. Quindi questo è il quadro del podio per quanto riguarda il 2005 femminile, davvero tanto caldo qui, sole allo stadio di Marmi, una mattinata veramente baciata da un bellissimo tempo dal punto di vista meteorologico. Allora, Verdiana Casciotti, complimenti, hai vinto il 2004 e intanto ti chiediamo di quale scuola sei? Dante Alighieri Castel. Dante Alighieri Castel Gandolfo, che fai? Ti alleni sul lago, no? No, alleno a San Gandolfo. E l'atletica per te che cos'è? Una scoperta del Mille di Miguel oppure qualcos'altro, diciamo? Da quanto tempo che corri, che conosci una pista? Da 4 anni. E beh, insomma, allora è parecchio, ti piace? Sì, tanto. Che cos'è che ti piace di più di correre su una pista di atletica? Proprio l'atmosfera, insomma. Sì. Senti, è andata come pensavi, cioè ci pensavi a vincere oppure sei un po' sorpresa? No, pensavo. Bene, vedete, sono anche diverse perché Riccardo prima, vincitore di prima, invece non aveva assolutamente questo pensiero. Tu invece sei partita così. Bene, complimenti, ciao Verdiana. Allora, abbiamo adesso il professor Zito, sentiamo anche lui un attimo come sta andando, professore. Siamo in diretta streaming per wisp.it. Bene, bene, direi che oggi è organizzata al meglio. È difficile, professore, far fare l'atletica ai ragazzi? Beh sì, perché comunque non ci sono abbastanza impianti, le scuole non ci piacciono. La scuola che inventi deve inventare le cose. Poi è uno sport che richiede fatica e sacrificio, purtroppo attualmente i
ragazzi tanta disponibilità non ce l'hanno, però quelli che ce l'hanno poi la fanno volentieri e scoprono un bel modo di fare sport. Grazie al professor Zito, grazie veramente, poi sentiremo naturalmente altri pareri nel corso di questa giornata. Naturalmente sono parecchi anche i fotografi improvvisati, diciamo, soprattutto genitori che sono qui con noi, e lasciamo un attimo la parola al nostro speaker Maurizio Ruggeri, giornalista della RAI, grande appassionato di atletica, ex ottocentista. Più partecipata, più affollata, combattutissima, perché sono tutti lì. Allora intanto approfittiamo di questo momento, Gabriella Pastore del Machiavelli, tra l'altro la corsa di Michele, il 1000 di Michele, stanno mettendo i piedi, o meglio stanno vivendo questo appuntamento, ecco ci mettiamo anche in vantaggio di postazione, stanno vivendo anche questo appuntamento con il progetto di alternanza scuola-lavoro, come stanno andando le cose? Sì, i ragazzi sono tutti molto entusiasti, è un'esperienza veramente particolare e la scuola ha aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa. Che cos'è, lo diciamo perché questi ragazzi hanno il compito di raccontare attraverso vari prodotti giornalistici il mondo della corsa e del 1000 di Miguel, che cos'è secondo te che appassiona di più i ragazzi in questo percorso? L'incontro dell'atletica, e perché tanti di loro non la conoscono, per cui è un'opportunità io penso. La scoperta di un mondo, grazie Gabriella naturalmente per tutto il tuo lavoro. Sentiremo anche le prime misure in pedana. Tre, siamo già alla quarta gara di oggi. Dove una ragazza ancora il miglior tempo con 3.25. La ragazza che naturalmente ha vinto la sua categoria del 2004, ancora un quartetto, non hanno molto tra loro, adesso diciamo più un terzetto, ultima curva e poi il rettilineo finale, dunque 200 metri al traguardo. I 1000 non sembrano, sono comunque una distanza molto lunga. Allora intanto la classifica del 2004 femminile, Verdiana Casciotti di Castel Gandolfo vincitrice davanti a Sofia Fichera e a Casia Mastronicola. Stanno presentando sull'ultimo rettilineo di questo finale della categoria 2004, c'è uno scatto dove nessuno può reagire. E va a vincere questo ragazzo che andremo a intervistare, e tra breve un applauso anche a questi ragazzi che stanno concludendo in questa finale. Si dicono attorno ai 3.14 il tempo, quindi il miglior tempo della giornata. Allora, mentre si succedono ancora gli arrivi di questa quarta gara, con noi il professor Paolo Musso del liceo Nomentano, e diciamo possiamo definirti anche un aficionato del 1000 di Miguel, ma in generale dell'atletica leggera, ecco qual è lo spirito, qual è l'atmosfera di queste giornate, che cosa magari questa atmosfera può insegnare un po' allo sport che si organizza in vari posti a Roma e in Italia? Sempre un piacere partecipare alla corsa di Michele, la 1000 di Michele, ma anche proprio la corsa di Michele, e vorrei fare i miei complimenti a Valerio che ha portato in Italia questa manifestazione. E la cosa bella di tutto questo è che noi insegnanti, quando proponiamo a scuola le gare, parecchi bambini, parecchi ragazzi chiedono ma perché la corsa di Michele, che cos'è la corsa di Michele, e allora è bello raccontare la storia di chi era Michele, e ogni tanto c'è qualche ragazzo che si appassiona e ogni anno vuole partecipare sempre, sia cominciano con i 1000 e poi i grandi, ne ho portate già qualcuno a fare la corsa dei 10.000. Benissimo, grazie professore, appunto bellissimo questo percorso che comincia con il 1000 di Miguel e poi arriva anche alla corsa di Miguel
vera e propria. E adesso abbiamo forse Giulio Pandimigli, bravo Giulio, il quarto vincitore della giornata. E che scuola sei? Renato Fucini, com'è andata Giulio questa corsa? L'hai gestita con intelligenza? Abbiamo visto che è stata molto equilibrata, raccontacela in breve. Allora, attenzione, perché dopo la vittoria di Giulio Pandimigli, troppo complicato, tu pensavi a correre? Sì. Ecco, ma sei partito con l'idea di correre o no? L'idea di vincere o no? Certo, lo so che prima avevo fatto un buon tempo e ho cercato di migliorarlo. Benissimo, senti, a scuola tua si fa atletica, che sport si fa? Facciamo pallavolo. Pallavolo, e da oggi bisogna fare atletica, Sì. Va bene, ciao Giulio, complimenti. Abbiamo quindi anche Giulio, bravissimo, ora volevamo anche approfittare di questo momento e per dire che nel 2005 maschile, leggiamo il podio, primo Riccardo Floro, secondo Luca Cipullo, terzo Sean Mascenti, questo per quanto riguarda il podio. Un saluto anche a questo personaggio qui, Manolo Greco, che fa il fotografo, un ragazzo possiamo dire cresciuto con la corsa di Michele. Assolutamente sì, ho iniziato con appunto la corsa di Michele e vado avanti con loro, il progetto è spaventoso, bellissimo e quindi ogni anno, ogni evento che cura varie revisioni io cerco di seguirlo nel migliore dei modi. Senti Manolo, è difficile cogliere, più difficile fare la foto di un Golden Gala o di un Mille di Michele? Assolutamente il Mille di Michele, perché non sono atleti e anche se in realtà il gesto atletico dei ragazzi e dei bambini sicuramente va a assomigliare assolutamente al gesto atletico di un corridore, di un atleta professionista. Grazie Manolo e naturalmente buon lavoro per questa mattinata del Mille di Michele qui allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea. E adesso abbiamo, eccoci qua, Vittorio, vieni con noi, ti lasciamo un attimo il microfono per fare il punto. Vittorio è uno studente del Machiavelli, per fare il punto su quello che sta accadendo sulla pedana del Salto in Lungo. Adesso lasciamo magari passare, scusate per favore, lasciamo libero, scusate, dateci una mano per lasciare libero, perché sennò non si vedono nella diretta streaming, grazie, per favore, dateci una mano, grazie Maria Grazia. Vediamo adesso questo primo passaggio. E Vittorio, che succede adesso sulla pedana del Lungo? È cominciata la gara per il Salto in Lungo, Giorgio Agnoli ha effettuato un primo salto in 4,30 m e nel secondo salto ha migliorato il suo 2 metri, ha fatto 4,38 m, quindi la prima posizione abbiamo questo ragazzo. Come le vedi queste ragazze? Sono a suo agio oppure hanno un po' di imbarazzo nel vivere questa situazione di grande coinvolgimento? Le vedo molte ragazze molto energiche, effettuano dei salti con molta energia, però certe ragazze effettuano questi salti con un po' di superficialità e vedremo allora che cosa succederà. Intanto preghiamo per favore, siamo in diretta streaming, non vi potete mettere qui, per favore. Aurora Chialastri e Gaia Beccardi. Andiamo a vedere un po' queste ragazze quando manca un giro al termine di questo 1000 metri, sono in due, forse in tre a disputarsi in questa finale. Bella la corsa delle prime due che non mollano, c'è solamente un metro di distacco tra la prima e la seconda, poi via via tutto il gruppo, quindi lotta a due, quando mancano 300 metri in questa finale, classe 2003 della Mille di Michele.
Bene, adesso siamo qui con Roberto Tavani della Regione Lazio, del Dipartimento Sport, che naturalmente ha aiutato questa giornata. Ecco, che effetto ti fa stare qui tra questi ragazzi? Io ogni volta che vengo a una cosa collegata con la corsa di Miguel sono veramente felice e vedo sempre davvero lo sport, quello che ci piace, lo sport di cittadinanza, tantissima partecipazione e, come dire, quindi i complimenti sono d'obbligo e anche il piacere e l'onore di essere qui con voi stamattina. Grazie dunque a Roberto Tavani, naturalmente la Regione Lazio è impegnata. Attenzione però, lasciamo la parola allo speaker. Mostrando nell'ultimo respiro da vincere questa ragazza, questo mio livello, poi che non è giusto, dietro che non è giusto, ci dà anche il tempo ufficioso di questa ragazza. Sentiamo subito. 3, 10 e 4, ancora un tempo eccezionale per queste ragazze. Eccoci qua, complimenti, come ti chiami? Termini, scuola. Sofia, hai fatto una bellissima gara, sei stata sempre insieme alla seconda, poi a 200 metri dalla fine sei partita, complimenti. Ci sono anche gli applausi della seconda, come ti chiami? Cognome. Ti è piaciuto moltissimo questa stretta di mano. Dovete spostare, siamo avanti. E allora complimenti a queste due ragazze che sono andate a complimentarsi dopo il traguardo, 3-10 nel tempo solo della prima. Allora vediamo di fare il punto della situazione dopo la quinta gara, adesso aspetteremo magari il risultato della quarta gara. Intanto preghiamo tutti coloro per favore che stanno qui in campo di lasciarlo. Ci sono anche le magliette di Roma 2024 che devono essere naturalmente distribuite e adesso sta per cominciare anche, anzi è già cominciato il salto in lungo, abbiamo sentito alcuni. Dunque la prima si può portare, non si può intanto passare. A Valerio Piccioni per l'intervista presa nel mano Maiorelli, adesso allora ecco infatti un'altra 3-10, vincitrice, 3-10 addirittura, Sofia. Sofia 3-10 è un risultato importante. Zamori, con 4-38. Allora vieni un attimo qui. Ah, e possiamo dire che è il tuo record personale? E quanto avevi di record personale? 3-17. Quindi insomma è un bel progresso. Allora Sofia di cognome? Terrinoni, scuola? Ettore Maiorana. E naturalmente grande voglia di fare atletica da grande. Faccio triathlon. Ma fai triathlon? E beh, insomma il triathlon è molto impegnativo però. Sì, sarebbe nuoto, bicicletta e corsa. Qual è il tuo sport forte? La corsa. La corsa ovviamente, sì. Che è la parte finale del triathlon. Sì. Benissimo Sofia, siete molti a fare triathlon a scuola tua? No, solo 4. Poi le altre fanno atletica? Sì, parecchio. Grazie Sofia, complimenti. Ci daranno anche la conferma Giorgia Cori, Sofia di Croce, Sara Niconi, Caterina Rusi, Marta Chiudis e Marina Porzio sono le finaliste. Perfetto. Allora, vediamo un attimo di fare il punto sulle classifiche, se ci sono le classifiche del 2004 maschile. Il 2004 maschile, se possiamo averlo. Intanto per favore Gianluca Di Girolami, il presidente del WISP Roma, tra l'altro che si divide un po' tra vari, come dire, tavoli della giornata, perché poi naturalmente il WISP è impegnato insieme con Libera alla Casa del Jazz per la giornata della memoria e dell'impegno, poi ci collegheremo e siamo in diretta sul sito appunto del WISP e quindi diciamo giochi in casa in un certo senso, anche se ovviamente il segnale è raccolto anche da tanti altri siti. Gianluca Di Girolami, che effetto ti fa stare qui al Mille di Miguel? L'WISP segue da tempo lo sforzo del Club Atletico Centrale, ecco, puoi dirci qual è lo spirito di questa mattinata?
L'obiettivo di questa mattina innanzitutto è quello di ritrovare il senso di questa corsa rinnovato ogni anno, di anno in anno, cosa che a voi riesce benissimo e che non è assolutamente facile, non è scontata. Ogni volta è una novità, ogni volta è la storia di Michele che si ripete. Quindi io credo che noi dobbiamo, come WISP, metterci al servizio di questa realtà, perché ci sta insegnando come si porta l'atletica, come si porta la corsa, come si porta la memoria, la storia dello sport dentro questa città e soprattutto dentro le scuole della città, della provincia e della regione. Grazie Gianluca, io volevo da te proprio un piccolissimo punto della situazione per quanto riguarda uno dei progetti più affascinanti e anche più difficili, diciamo, quello della spiaggia WISP Libera, che ha vissuto il suo primo anno. State preparando questa seconda edizione, come vanno le cose? La verità è complicata, è una situazione molto difficile. Ci troviamo in un territorio che è stato commissariato, sciolto per mafia, quindi commissariato. Vivere dentro una realtà del genere è difficilissimo. Stiamo mettendocela tutta, ma non è stata un'azione presa a cuor leggero dalle istituzioni, perché il tessuto di quel territorio veramente è permeato, come si dice in gergo, di mafiosità, e bisogna, come dire, avere la forza di mantenere la bussola ben orientata, perché gli sforzi sono in mani e i risultati non sempre vengono immediatamente. Però ci siamo, presidiamo quel pezzo di territorio sperando di dare, come dire, anche un modello per come si può gestire uno spazio pubblico anche quando si tratta del mare in maniera differente. Allora, per quest'estate WISP Spiaggia Libera, cerchiamo di annotarlo, di annotare questa esperienza, di seguirla, perché è un'esperienza molto importante, un'esperienza che fa bene alla vita di questa città, al suo spirito, alla sua trasparenza, alla possibilità davvero di poter costruire delle belle cose che non abbiano questo marchio infame della mafiosità, dell'interesse privato che distrugge ovviamente molte cose che si costruiscono dal basso. Grazie dunque Gianluca, poi ci ritroveremo. Ecco Fabio Guadagnini, che è il responsabile della comunicazione di Roma 2024. Io naturalmente con te sono in grande difficoltà, sia per ragioni fisiche, nel senso che è evidente che io sono il playmaker e tu il pivot in una squadra di basket, e poi naturalmente perché ti rubo il mestiere, tu sei un grande giornalista televisivo che, diciamo, come dire, il video lo maneggi come se fosse il giardino di casa, ecco, stai nel giardino di casa. Quindi, visto che sei nel giardino di casa, ma nella qualità di ospite, ti volevo chiedere, ecco, Roma 2024 significa questo stadio, significa grandi campioni, significa diritti televisivi, significa vincere una partita che coinvolge tutto il mondo, però anche qui c'è Roma 2024, no? C'è soprattutto qui, Valerio, e sulle immagini e quello che stiamo vedendo qui dimostra che il DNA di questi progetti, di queste sfide parte proprio, qualcuno direbbe dal basso, ma parte dalle radici, parte da quelle che sono le nuove generazioni, perché il progetto olimpico, una candidatura olimpica che alla fine risulta essere, ultra sintetizzando, un grandissimo acceleratore per poter fare in modo che una città, un intero paese colga l'opportunità dello sport, dei valori dello sport, del messaggio sportivo, anche per rimettersi in sesto dal punto di vista infrastrutturale, anche per rilanciarsi verso il futuro, deve partire dai giovani, dalle nuove generazioni, ma soprattutto deve partire dall'oggettivo buon senso che c'è nel vedere dei ragazzi o anche, che ne so, persone di mezza età come noi che praticano dello sport. Lo sport alla fine è salute, è credere in determinati valori, è rispetto delle regole. Può sembrare naturalmente, come dire, demagogia o dire delle cose banali e scontate, ma in realtà è così, cioè lo spirito olimpico parte da questo e poi arriva a un progetto estremamente complesso che alla fine è un'edizione olimpica e paralimpica, che in fondo dal mio modestissimo punto di vista significa vedere 14.000 eccellenze giovani tutte insieme, i migliori atleti di tutto il mondo che per 2-3 settimane stanno nella tua città, stanno nel tuo paese e portano con sé la loro storia ma anche la loro energia positiva, che poi è la cosa più magica. Bene Fabio, ti ringrazio, poi ti ritroveremo presto, speriamo, c'hai mille impegni, comunque adesso sei conteso tra vari pezzi della giornata di oggi. E intanto sentiamo che c'erano delle informazioni sul salto in lungo. Ora vediamo però che cosa è accaduto qui con Simone Lagna. Simone, vieni qui, scavalchiamo.
Allora Simone, vincitore, il tempo lo sai? 3.07, scuola media statale Umberto Nobile di Ciampino. Sono contento, vorrei arrivare alla terza vittoria consecutiva il prossimo anno. Quindi avevi già vinto una volta? L'anno scorso. Che differenza c'è tra la vittoria dell'anno scorso e la vittoria di quest'anno? Sei più maturo? Conosci meglio la distanza? Sì, sono più maturo e conosco meglio la distanza, però la difficoltà è sempre la stessa, è sempre combattuta alla finale. Senti, ti volevo chiedere, l'atletica per te a questo punto che cos'è? Tu per correre in 3.07 vuol dire che ci pensi all'atletica? Sì, sì, l'anno scorso ho visto che ho vinto, ho iniziato a fare atletica insieme al calcio e ora penso che forse lascio il calcio. Beh, questa è una notizia super, questo ragazzo appunto che probabilmente lascerà il calcio. Lo sai che Miguel giocava a calcio in Serie D, poi però le sue gambe andavano talmente bene, talmente forte, che a questo punto decise di spostarsi sull'atletica. Ci sono alcuni che fanno il contrario, alcuni vanno dall'atletica al calcio, alcuni dal calcio all'atletica. Io preferirei andare dal calcio all'atletica. Grazie, complimenti, complimenti moltissimi. E naturalmente lasciamo adesso la parola e le immagini a quanto sta accadendo in pista. Partenza molto veloce. Un appello per i ragazzi del 2002-2005, per il salto in lungo, la gara inizierà tra pochissimo appena terminata quella femminile. Allora intanto il podio della gara che abbiamo raccontato precedentemente con Giulio. Allora ha vinto Giulio Quantimiglio, in seconda posizione Giovanni Finocchiaro della De Franceschi, in terza posizione Davide Arzillone della Giorgi. Poi magari effettueremo un po' il punto di tutte le gare e di tutte le presenze sul podio. È consentito usare le scarpe pedate. Attenzione. Allora c'è intanto lo speaker che sta raccomandando per quanto riguarda le... E qui c'è una ragazza che ha una corsa stupenda, potremmo stare adesso nella curva. Tanto ci sono una serie di... ha scavato veramente un abisso tra sé e il resto delle inseguitrici, circa una quarantina. Tanto scusate di qualche informazione di servizio che si intreccia con la nostra diretta. Una gara che sembra già segnata da questa ragazza che corre benissimo, un applauso per lei, quando transita qui, la vediamo correre con le scarpe dorate, un giro per lei, una bellissima corsa, deve essere Serazio, una ragazza che ha ormai dichiarato fine a questa corsa, ma una cosa va anche a tutte le altre che stanno transitando qui, che stanno volando questo modello del classe 2002, 300 metri nella battistrada di questo 1000, circa una cinquantina di metri di vantaggio. Però attenzione, attenzione, perché tutte le altre sono chiamate ad onorare questo punto di livello, quindi attenzione, ma anche se tutte le altre partecipanti vincono sempre con un corso di movimento della salto lungo, adesso ci saranno anche i ragazzi, ragazzi categoria 2002. 2005. Ed eccola qua questa rappresentante della SS Lazio che va a Miguel con un vantaggio abissale nei confronti della seconda. Un applauso per lei, ha voluto onorare questa gara finendo. Rappresentante della regionale, comunque complimenti, andiamo a sentire come si chiama intanto. Allora siete collegati in diretta con lo Stadio dei Marmi, Pietro Minato, nel corso di svolgimento
il 1000 di Miguel e il salto in lungo di Jesse e Lutz. Complimenti a questa ragazza. Si sta concludendo la quinta gara. Questa intervista allora siete collegati con lo stadio, ogni tanto lasciamo ovviamente che sia lo speaker a tenere un po' il gioco, il filo di questa giornata. 3:08:02 adesso è il tempo della vincitrice che ora sentiremo prima di fare una piccola interruzione. Allora intanto preghiamo i ragazzi per favore di uscire. Fermati Teresa, scusa. Allora ecco che siamo alla vincitrice. Allora lasciamo che si riposi un po' dal fiatone. Dai Roberta, riprenditi tranquillamente. E 3:02, qui stiamo veramente crescendo in una maniera incredibile. Ora lasciamo che Roberta recuperi un secondo. E intanto sentite la voce dello speaker, Roberta preoccupata del suo telefonino, Roberta Cappiello 3:02. Allora Roberta, eccoci qua. Allora Roberta, 3:02 è un grande andare, hai dato veramente tutto. Ci voleva, dopo tanto tempo, questo tempo lo devo fare per forza. Ecco, dopo tanto tempo, cioè vuol dire che cercavi un po' questo risultato e non venivi da un periodo bellissimo? Non venivo da un periodo bellissimo, però ci ho sempre provato. Senti, tu di che scuola sei? Indro Montanelli. Indro Montanelli, quartiere di Roma? Cecchignola. Cecchignola. Ti alleni alla Cecchignola nell'impianto dell'esercito? Sì. Benissimo. Senti Roberta, ma naturalmente tu, per te l'atletica è importante, è qualcosa di importante nel giornale? Molto, molto, moltissimo. Voglio raggiungere livelli altissimi queste volte. C'hai un idolo? Sì, il primo è Usain Bolt, poi il secondo è Tirunesh Dibaba, che è una livelli mondiali pedestrian altissimo. Quindi Tirunesh Dibaba, non l'ultima Genzebe. Meglio Tirunesh per me. Tirunesh è meglio, benissimo, anche questa è una precisazione. Grazie Roberta, grazie di tutto, grazie veramente, per ora il tuo è il tempo migliore della giornata, quindi grazie. Complimenti davvero. E adesso ci portiamo probabilmente a una piccola interruzione, riprenderemo tra qualche attimo.